Un estratto dal libro Archeologia biblica, scritto da Massimo Lombardo e pubblicato da Network Nuova Civiltà Edizioni. Gli accademici spesso si sono chiesti come i dinosauri, questi enormi animali, dalla capacità polmonare assai ridotta, potessero ossigenare i loro tessuti cellulari. E da questo interrogativo rispondono i test fatti da vari scienziati che hanno stabilito che mediante due atmosfere di pressione l'intero plasma sanguigno diventa saturo di ossigeno ed ecco perché non vi era bisogno di una grande capacità polmonare per questi animali mastodontici e come abbiamo visto in precedenza, ciò in quel tempo era favorito anche dal clima che era molto diverso rispetto al nostro. Con queste condizioni climatiche non soltanto si poteva vivere fino a 1000 anni, ma ad esempio l'uomo riusciva a correre anche per 320 chilometri senza stancarsi, in condizioni dunque assai differenti da quelle odierne. La scoperta fatta da questi scienziati, in gran parte di origine ebraica, è che i raggi del sole incidono proprio sull'invecchiamento degli umani. Sono i raggi solari che influiscono sui delicati meccanismi del corpo dei terrestri, che permettono di invecchiare più velocemente e precocemente. Quindi la cortina citata nella Genesi avrebbe aumentato la durata della vita dell'uomo e la longevità della flora e della fauna. Quando la Bibbia parla dell'età degli esseri umani vissuti dopo il diluvio, ne dimezza la durata, non vivendo più 930 anni come Adamo, oppure 950 come Noè, ma bensì 438 come Arshad, 175 come Abramo e man mano scendendo sempre di più. Probabilmente in occasione del diluvio quella cortina di vapore acqueo è piombata sulla Terra. Non a caso alcuni satelliti artificiali hanno trovato del vapore acqueo intorno al pianeta senza capire da dove esso provenga. Sono tracce di un'antica cortina che schermava la Terra e la proteggeva dai raggi ultravioletti del Sole? Nei testi sacri è scritto che in occasione del diluvio piove sulla Terra per 40 giorni e 40 notti. Il testo si trova in Genesi 7, 11 e 12 e dice inoltre che contemporaneamente tutte le fonti del grande abisso, le viscere della Terra, scoppiarono e le cataratte del cielo si aprirono. Gli scienziati hanno scoperto che i depositi di acqua compressi nelle viscere della Terra, con una pressione molto forte, possono esplodere e ciò avrebbe creato una reazione a catena, probabilmente anche con un'intensa attività dei vulcani, proiettando verso il cielo una enorme quantità di detriti fino a toccare gli strati dell'atmosfera e quindi anche quella cortina di vapore acqueo fino poi a farla sciogliere facendola piombare sulla Terra. Dunque l'acqua, con la pressurizzazione violenta, potente, provocò delle esplosioni, spaccò la crosta terrestre e ciò permise che una massa imponente di detriti, scagliati con forza, raggiungesse poi gli strati più alti dell'atmosfera, facendo ricadere sulla Terra questa cortina protettiva che era posta nell'atmosfera. Per 40 giorni e 40 notti, le fonti dell'abisso e la cortina di vapore acqueo, in una sorta di compressione a doppia direzione, hanno avvolto la Terra in un cataclisma d'acqua. Da ciò che emerge da studi scientifici, il diluvio non fu soltanto un evento localizzato in un'area ben specifica, ma bensì coinvolse tutto il globo terrestre, finanche con la frattura delle dorsali oceaniche che allontanò i continenti di tutto il pianeta e con ogni probabilità, da quella frattura che ne causò la deriva dei continenti, le fonti dell'abisso allontanarono tutte le terre emerse. Un duplice sconvolgimento. Nel fondale marino una massa che creò le dorsali oceaniche e nel contempo sulla Terra una massa che, spinta verso l'alto, creò le grandi catene montuose, come se questa forza, che ha allontanato i continenti, abbia trovato degli ostacoli e spinto verso l'alto le masse terrestri. Una testimonianza di questo cataclisma proviene dai cimiteri di fossili di animali diversi tra loro ed esistenti in vari continenti, che si trovavano riuniti tutti insieme in fosse comuni, in tutte le zone geografiche del mondo. Un ammasso di esseri viventi scaraventati da una forza immane in ogni angolo della superficie terrestre.
Su quale possa essere stata la causa che abbia innescato la reazione a catena e caratterizzato l'evento del diluvio, gli accademici hanno formulato varie ipotesi. La più accreditata contempla la possibilità dell'impatto di un asteroide delle imponenti dimensioni sulla superficie terrestre, che ne ha colpito la crosta, permettendo all'acqua in pressione nelle viscere della Terra di fuoriuscire e quindi di creare poi una reazione a catena come quella che è stata descritta poc'anzi. Considerando anche la glaciazione che gli scienziati testimoniano essere avvenuta proprio nel periodo in cui la Bibbia colloca il diluvio a seguito di un cataclisma. L'impatto di una grande meteora, inoltre, potrebbe essere stato anche la causa dello spostamento dell'asse terrestre, portando quest'ultimo all'inclinazione attuale del nostro pianeta. Attraverso i fossili possiamo notare la presenza di un gigantismo nella flora e nella fauna, che ormai non esiste più sul pianeta Terra, così come negli esseri umani, che avevano dimensioni diverse rispetto a quelli attuali. Nella Bibbia è scritto: in quel tempo c'erano sulla Terra i giganti e ci furono anche poi. Libro della Genesi, capitolo 6, verso 4. I fossili rinvenuti mostrano che allora esistevano condizioni molto diverse dalle attuali. Al tempo di Noè, gli uomini, gli animali e anche gli alberi erano molto più alti di quelli attuali. Sono stati scoperti alberi pietrificati, oggetti usati per la guerra, ossa fossilizzate di uomini e animali decisamente più grossi di quelli attuali. Resti di esseri umani molto più alti di quelli di oggi sono stati trovati, ma non sempre queste scoperte vengono portate all'attenzione del grande pubblico, una sorta di occultamento ben pianificato. In Inghilterra sono state trovate le ossa di un guerriero alto 2,80 m. Oppure in Nevada, Stati Uniti, è stato rinvenuto un teschio gigante di un individuo alto almeno 3 metri. Lo Smithsonian Museum, uno dei più grandi musei al mondo, ha accumulato nei suoi magazzini numerosi resoconti, dal XIX secolo in poi, di scienziati e di altre personalità con ruoli di responsabilità nelle varie contee, che hanno trovato scheletri di uomini molto più alti rispetto agli attuali. Su tutta la Terra, in numerose culture, sono presenti circa 600 racconti sul diluvio. E circa 200 di questi dicono le stesse cose che sono riportate nella Bibbia. Tutti i popoli presenti sul nostro pianeta narrano di questo evento accaduto in un lontano passato. Ben il 95% parla di un diluvio universale e non locale. In un altro 95% si afferma che vi è stato un unico diluvio. L'88% di questi racconti parla di una famiglia eletta che si è salvata dalla catastrofe. Il 75% assegna agli animali un ruolo importante in questo racconto. Il 70% afferma che le persone sopravvissero grazie ad una barca e il 57% degli stessi riporta che i sopravvissuti finirono su una montagna. Abbiamo tanti indizi che confermano i racconti biblici su un cataclisma di dimensioni planetarie, non solo mitologiche. La Bibbia, infatti, è un libro che racconta la storia di questo nostro meraviglioso pianeta. Un estratto dal libro Archeologia biblica, scritto da Massimo Lombardo e pubblicato da Network Nuova Civiltà Edizioni.